Benvenuti ragazzi, io sono Robby, benvenuti al mio canale. Oggi sono qui per parlarvi ancora una volta del personaggio di Tex Willer. Infatti sto andando avanti con la lettura del giovane Tex, fuorilegge, mi sta piacendo sempre molto, quindi sono molto contento con voi di condividere questa mia lettura. Spero che vi piaccia e oggi vi parlerò dei numeri 24, i razziatori del Neuchâs, del numero 25, resa dei conti al White Horse, del numero 26, El Paso de Morte. Bellissima copertina tra l'altro di Dotti, ragazzi, veramente incredibili. Del numero 27, i trafficanti di Coffin. E del numero 28, Texas Ranger. Ma di cosa parla questa bellissima mini storia, miniserie, mini saga, chiamatela come volete, in 5 albi, che parte da questa bellissima copertina, in questo caso di Dotti, i razziatori del Neuchâs. Allora, innanzitutto vi dico i crediti, vi dico sempre qual è la storia, ma prima parliamo dei crediti, giustamente. E il soggetto della sceneggiatura di questa storia è divisa in 5 parti, sono di Mauro Boselli, chi altri poteva essere, e i disegni sono di un grandissimo Bruno Brindisi, anche se non è il mio preferito tra la serie di Tex Willer, lo reputo un grandissimo disegnatore, famoso soprattutto per la militanza in Bonelli per quanto riguarda Dylan Dog, infatti i suoi disegni sono molto Dylan Godovesti. Passatemi il termine. Dylan Dogiani forse è più giusto, decisamente. Ma di cosa parlo? Allora, innanzitutto vi devo dire che questi primi due albi, ovvero il settore del Neuchâs e la resa dei conti alla White Horse, si parla praticamente dell'infanzia, della gioventù di Tex, come Tex fa diventare Tex il fuorilegge. È una lettura che consiglio tantissimo anche chi non ha mai letto Tex, cioè potete tranquillamente iniziare da questi albi perché ragazzi vi raccontano come Tex è diventato Tex. Infatti in questi albi vediamo Tex ancora alle prese con essere comunque nel villaggio di Cocise e Jimmy Jones, il loro di cavalli, e gli racconta della sua gioventù, di come ha fatto a diventare il fuorilegge che è ora. Innanzitutto lui stava dormendo, si ricorda comunque una vecchia festa che facevano lì al suo paese, in cui partecipavano tutti a questa festa del paese, in cui ballavano, bevevano, si divertivano, anche se poi Tex e i suoi compari spesso andavano a fare a botte, infatti vediamo tutti che fanno a botte. Tra l'altro questa è anche una storia collegata al Maxi del Neuchâs, proprio dicevo che qua all'inizio dell'introduzione Mauro Boselli, certo, nel senso diciamo che non è che è indispensabile che voi lo leggete, il Maxi si chiama Neuchâs Valley, ma diciamo che se l'avete letto vedrete alcuni personaggi presenti in quel Maxi, ma vi dico sinceramente non l'ho letto, non è essenziale, ecco. Successivamente Tex racconterà ai suoi amici Jimmy Jones e Cocise, ovviamente, suo fratello di sangue, come abbiamo visto comunque nei primi 4 numeri, e così che abbiamo visto anche Jimmy Jones nei primi 4 numeri di questa serie, come ha fatto a diventare Tex dalla sua nascita fino a quando è cresciuto e aveva ovviamente il padre, aveva ovviamente il maestro Gunny Bill e il fratello Sam Wheeler. Molto 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 interessanti. Io non avevo mai letto, cioè io non ho mai letto Tex da grande, sono qualche numero sporadico, non so assolutamente nulla della sua storia, e mi è piaciuto veramente tanto capire qui raccontata da Mauro Boselli la storia di Tex, veramente veramente interessante, di come appunto non voglio spoilerarvi nulla di niente, perché magari qualcuno non ha mai letto Tex, qui veramente potrebbe godere al 100% perché non sa nulla di nulla, però mi è piaciuto tanto che Tex diventerà un fuorilegge per quello che faranno nei confronti del padre, del fratello e di Gunny Bill, ma non voglio dire nient'altro. Ma, vi sono sincero, la resa dei conti a White Horse è ancora più bella del primo, ragazzi. C'è il combattimento finale di Tex contro dei cattivi, non vi dico, cioè, diciamo, improntati contro il fratello, ecco, quindi sul fratello. E io vedo un fratello veramente straordinaria questa storia, disegni di Brundisi, incredibile. Questa qui è la storia più bella, secondo me, dei cinque album. Ma diciamo che i primi due albi sono più belli degli ultimi tre, secondo, per quanto mi riguarda. Magari gli altri li ho letti ieri e effettivamente ho un po' di mal di testa, quindi magari non li ho gustati al massimo. Detto ciò, ripeto, secondo me i primi due sono su un livello altissimo perché raccontano le origini di quello che sarà poi Tex Willer, sia nella serie regolare di Tex Willer, ma sia anche nella serie regolare di Tex, ragazzi. Quindi capite a 360 gradi il personaggio di Tex, tutto quanto riguarda il suo passato. Mentre i tre successivi sono raccontati comunque nel presente, quindi si collegano ai primi due, però vediamo poi successivamente, per esempio anche
i Texas Ranger in Texas e facciamo conoscenza del giovane Kit Carson, che poi sarà l'amico, eccolo qua, il giovane Kit Carson, qui fa comunque solo la comparsata, diciamo che più avanti dovrebbe avere poi una sua storia proprio sua, sul suo passato, qui fa solo una comparsata veloce, che parla con gli altri Texas Ranger che poi torneranno nei numeri successivi, cioè in realtà nel numero 4, nel numero 27 e 28 della storia. Veramente, veramente, anche questa comunque è una buona storia. Si ricollega al presente, scopriamo semplicemente che Coffin è ancora vivo, praticamente non è morto nelle storie precedenti, come si pensava, e quindi Tex ovviamente vuole fargliela pagare per quello che ha fatto Coffin, abbiamo visto comunque nel suo passato, e qui quindi niente di che, storia comunque che fila liscia, nulla di eccezionale per quanto mi riguarda. Resa dei conti comunque finalmente arriva e uno dei due, Dex e Coffin, fa la brutta fine, ma ragazzi non ci vogliono neanche capire chi è, se no non esisterebbe neanche la serie regolare di Tex Grande, però si lascia tranquillamente leggere, ecco. Nulla per quanto mi riguarda comunque di stratosferico, però una buona storia, diciamo che il meglio lo dà secondo me nei primi due numeri. Questa è comunque una buona storia, ma è comunque una resa dei conti, diciamo che mi aspettavo un po' di più, un po' più di carne al fuoco, insomma, però ripeto, è un'ottima storia. Boselli comunque fa sempre delle ottime storie, ragazzi, è un grande sceneggiatore. Detto ciò, queste erano le mie impressioni per quanto riguarda il numero 24 di Tex Willer fino al numero 28. Fate sapere come siete anche voi vedete questa storia, fatemi sapere eventualmente se avete intenzione di recuperarla, perché il numero 24 e 25 soprattutto parla un po' del passato in maniera veramente ben fatta di Tex, quindi vi consiglio assolutamente, anche chi non ha mai letto Tex Wheeler, di recuperare questi due albi. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!